Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto anche dal titolo, sono qui per filmare una giornata con il piccolo Oliver. È la prima volta che realizzo un video del genere con questo piccolino, quindi se vi piace, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel pollice in su a questo video per farmi sapere che ne vorreste altri di questo genere. Lui al momento è qui in braccio a me e guardate che tenero. È super dolce, sta facendo la nanna, l'ho avvolto in questa copertina. Tra l'altro, se notate, anch'io ho il pigiama peloso e so che adesso sta iniziando a fare caldo perché sta arrivando la primavera, ma è quella stagione in cui in casa fa molto più freddo che all'esterno e quindi soprattutto la mattina preferisco coprirmi un po'. Oggi è sabato, quindi siamo tranquilli anche a livello di orari, infatti non è prestissimo, sono circa le 10 del mattino. Lui ovviamente si è svegliato per bere il latte anche durante la notte, ma adesso è tranquillo. Qui c'è il suo biberon. Come vedete, ha praticamente bevuto tutto il latte durante l'ultima poppata. Adesso ci alziamo ufficialmente, ci prepariamo per questa giornata e vado anche a lavare il biberon così è pronto per la prossima volta. Ehi, dormiglione! Olli! Al momento sta indossando questa tutina che stanotte abbiamo utilizzato anche come pigiamino. Questa l'avete già vista nel video dello shopping e sinceramente mi piace davvero tantissimo. Prima però abbiamo avuto un piccolo incidente, quindi adesso è da cambiare. Ovviamente è immancabile anche il suo coniglietto. Se avete visto il video dello shopping con il piccolo Oliver, in cui lo portavo appunto a fare shopping al centro commerciale per la prima volta, avrete anche visto le cosine che gli ho preso e sono contenta perché adesso ho un po' di scelta per quanto riguarda i suoi outfit. Qui ci sono un po' di tutine, cioè questa con l'orsetto, questa con Simba. E questa nuova che è in cotone, quest'altra nuova in ciniglia. Adesso vediamo, potrei mettergli questa qui che è super cute e poi è una ciniglia non super pesante, quindi direi che per questo periodo potrebbe andare bene, perché altrimenti potrei mettergli una di queste ghettine che sono i pantaloncini con il piedino, però poi sopra dovrei cercare un body da abbinare, non è sempre facile e in più sono tutti capi piuttosto leggeri. Invece questa mi sembra perfetta, tra l'altro ha anche il mini guantino alla fine della manica ed è una cosa carinissima. Andiamo a cambiarci? Bello addormentato? Ok, allora eccoci qui sul fasciatoio. Il pannolino non è da cambiare per il momento, visto che gliel'ho cambiato un'oretta fa. Quindi adesso pensiamo alla tutina. Togliamo subito questa, la mettiamo a lavare. Questo glielo lascio perché è il suo body intimo e lo cambiamo sempre dopo il bagnetto, quindi per adesso è pulito. Sbottoniamo la tutina nuova. Tra l'altro non so se avete notato, ma io per Oliver non avevo nessun capo azzurro. Non gli metto il guantino perché comunque non fa così freddo. Poi magari sfruttando questa tutina d'inverno potrebbe essere utile. Ma per adesso direi di lasciarlo così. Eccolo qui il cucciolino con la sua tutina nuova. Prima volta che gliela faccio indossare. Guardate, è adorabile. I dettagli sono troppo belli. E adesso gli spazzolo i capelli perché è un po' spettinato. Non uso spray o prodotti particolari. Gli spazzolo semplicemente i capelli con questa spazzolina molto delicata e morbida. Eccoci. Mettiamo il biberon a lavare. Se vi state chiedendo perché non sto preparando la colazione è perché è piuttosto tardi, quindi volendo pranzare presto direi che andiamo direttamente al pranzo. Ok, mi sono cambiata anch'io, adesso farò un trucco davvero super leggero anche perché oggi non dobbiamo fare niente di che. Comunque stavo pensando di provare a mettere Oliver nella sdraietta per la prima volta, quindi proveremo insieme a fare questo esperimento. Visto che sta crescendo potrebbe essere carino metterlo nella sdraietta con tutti i suoi giochini. Vedremo un po' come andrà. Poi, tra l'altro, la sdraietta è molto comoda perché posso portarla in giro per la casa con me e quindi avere sempre Oliver vicino. Tra l'altro, devo cercarla la sdraietta, adesso la montiamo insieme. Alla ricerca della sdraietta perduta,
Allora, deve essere qui sotto. Eccola qui, adesso la prendo. Ed eccola qui, ve la ricordate? Questa è una di quelle poche sdraiette super comode che si piegano, hanno appunto il telaio pieghevole, il che è ottimo per risparmiare spazio. Stavo considerando di metterla in un posto più comodo, perché purtroppo quando queste cose non sono facilmente accessibili si usano poco. Eccoci qui, quindi magari le troverò un posto un pochino più comodo dove riporla. Comunque guardate quanto è carina, era da un sacco che non la portavo sul canale. Eccolo qui, vediamo un po' come ci sta. Allora, il riduttore è perfetto. Adesso allacciamo le cinture. Direi che Holly ci sta piuttosto bene, il riduttore è perfetto per lui. Adesso proviamo la barra dei giochi, anche se lui non mi sembra molto interessato in realtà. Eccola qui, è proprio carina. Adesso magari quando Holly si sveglia gioca un pochino con i sonagli, è vero piccolino? Oliver dovrebbe mangiare tra una ventina di minuti, lui mangia circa ogni 4-5 ore. Quindi direi che andiamo già a preparare il biberon e tutto l'occorrente per la poppata. Questo è il biberon che vi ho fatto vedere anche prima, l'ho lavato e sterilizzato, quindi è pronto per essere utilizzato nuovamente. Qui c'è anche ovviamente la tettarella con la ghiera, qui c'è il distributore del latte in polvere con già la dose corretta, così ci metto meno a preparare il biberon. Acqua che ho già riscaldato e lì c'è anche la bavaglia. Oggi utilizziamo questa, amore di zia. Per prima cosa mettiamo l'acqua e adesso il latte in polvere. Oli amore, bravissimo, ho messo i blocchi alla sdraietta tra l'altro perché farla dondolare in questo momento mi sembrava veramente una brutta idea, quindi è anche un pochino più verticale di prima la posizione dello schienale perché non sta dondolando, ma comunque va bene. Adesso Oli beve il latte, speriamo che lo beva tutto. Ma come mangi? Guardate che tenero. Tra l'altro c'è il riduttore a forma di pulcino che sembra enorme rispetto a lui. Cioè la testa del pulcino è proprio gigantesca. Oliver ha finito di bere il suo latte. Adesso gli sto facendo fare il routine camminando in giro per la casa. Amiro. Poi penso che lui si riaddormenterà subito perché solitamente fa così e quindi io penserò al mio pranzo, visto che è mezzogiorno e mezza, quindi è ora di mangiare anche per me. Allora, vediamo un po' cosa potrei mangiare. Qui ci sono dei contorni già pronti, ma qui ci sono le zucchine ripiene e direi che potrebbero essere un ottimo pranzo. Ho una fame, tra l'altro, col fatto che non ho mangiato la colazione. Yummy! Vabbè, queste le scaldo nel microonde, proprio stile cibo già pronto. E finalmente, buon appetito! Holly si è svegliato da poco e adesso gli devo cambiare il pannolino, infatti l'ho già sistemato sul fasciatoio e lì ho preparato i pannolini e le salviettine, è tutto pronto. Tra l'altro adesso ha il suo succhietto con l'elefantino, lo utilizza ogni tanto per tranquillizzarsi e tra l'altro tra poco vi faccio vedere anche una cosa a proposito di succhietti. Ehi piccolo mister, cambiamo il pannolino? Anche questa tutina ha solo una gambina sbottonabile. Ecco, dov'è l'altra gambina, Holly? Mi sa che devo proprio aprirgliela completamente. Ok, salviettine, pannolino pulito, questo. Ed ecco qui il nuovo pannolino, adesso lo rivestiamo, spero che si riaddormenti e che dorma per un altro po', anche perché avevo intenzione di editare un video più tardi, quindi spero che rimanga tranquillo questo pomeriggio. Incredibile comunque che io non gli abbia ancora trovato dei calzini in cotone della sua misura, continuerò la ricerca perché tra poco saranno assolutamente necessari quando farà un pochino più caldo. Holly adesso sta un po' nell'ovetto. Come vi avevo accennato già in video precedenti, lui mi piace tantissimo con questa forma di ciuccio. Questo è il mam piccolino, la prima misura dei mam, e trovo che gli stia davvero benissimo. Quando siamo andati a fare shopping l'ultima volta ho acquistato anche questi succhietti che sono lo stesso modello di quello che sta utilizzando adesso.
però sono azzurri, mi piacciono tantissimo. Questo al rinoceronte e invece questo al leoncino. Questi hanno la tettarella in caucciù e come vedete non li ho ancora magnetizzati, quindi pensavo di modificarli insieme a voi adesso che il piccolo Oliver è qui tranquillo. Così da creare nuovi ciucci da poter utilizzare anche nei prossimi video. Come saprete, adoro queste catenelle in legno e ne ho una in legno e silicone, questa qui, con le palline azzurre, che starebbe benissimo con questa tutina e con questi succhiatti nuovi. Ho trovato anche questo, che è sempre un mom piccolino, e penso che lo magnetizzerò perché ho lì a tanti outfit sui toni del grigio. Qui ci sono anche i magneti, tutto pronto. Adesso inizio subito a tagliare le tettarelle. Comunque, se vi serve il tutorial su come magnetizzare i ciucci, ho fatto quel video un bel po' di tempo fa e ve lo lascio nell'info box di questo video, cioè nella descrizione. Eccoli qui, i magneti si stanno già incollando, poi ovviamente dovrò ricoprirli, comunque prima di domani la colla non sarà asciutta, quindi per ora li lascio qui. Holly qui si sta un pochino lamentando, non è molto tranquillo questo pomeriggio, quindi adesso pensavo di metterlo un pochino in altalena, per vedere se cullandolo si tranquillizza, così io magari nel frattempo inizio a editare un po' di video che si stanno accumulando. È vero? È vero, piccolino? Eccolo qui nella cullina, ciuccio. Ecco, perfetto. E poi qui c'è anche il suo piccolo coniglio. Adesso lo faccio dondolare un po'. Poi con il fatto che questa altalenina è automatica, è davvero perfetto se io devo fare altre cose. E sì, ho rivestito l'altalenina con questa copertina leggera così proteggiamo il rivestimento originale. E poi questa copertina è davvero perfetta perché si lava e si asciuga in un battibaleno, anche se ci sono incidenti. E nonostante in camera io abbia una scrivania bella grande, indovinate dove edito? In cucina. Il fatto è che in questi giorni ho accumulato davvero tantissime cose da fare e le ho appoggiate una dopo l'altra su quel tavolo, quindi era assolutamente, assolutamente inagibile. Ho preferito spostarmi di qua. Tanto Oliver è qui con me. La cosa vantaggiosa di queste sdraiette e altalenine è che sono molto facili da trasportare in giro per la casa, quindi si può tenere sempre il piccolo vicino. Sapete che ore sono? È l'ora di preparare il nuovo biberon per il piccolo che si è svegliato e si sta già lamentando perché è affamato. Il biberon che ho utilizzato precedentemente non sono riuscita a sterilizzarlo, quindi adesso ne prenderemo un altro. Qui dovrebbe essercene uno, esatto. Questo qui. Eccoci qui, Holly sta bevendo il suo latte. Guardate che carino. Amore, avevi di nuovo tanta fame? Eh sì, ora di mangiare la pappa. Hai ragione, hai ragione. Gli sta sparendo la manina nella tutina. Anche se tutto sommato è la taglia perfetta, non ha la manica troppo troppo lunga. Abbiamo un po' di rigurgitino. Ecco. Infatti, se ve lo state chiedendo, non sono riuscita ad utilizzare la stessa bavaglia di prima. Ovviamente l'ho cambiata, quella di prima era tutta bagnata. Ecco qua, mangia ancora un po'. E adesso facciamo un ruttino. Che faccino che ha! Sì? Ah, eccoci qua. Guardate che testolina piccola piccola che Eccoti qua, piccolino. Holly è nella culla per il suo prossimo riposino, si è già addormentato, del resto dopo aver bevuto il latte lui fa sempre così, si addormenta subito, tanto che non riesco quasi mai a cambiargli il pannolino subito dopo mangiato, perché è già addormentato. Direi che per le prossime 3-4 ore sarà tranquillo e poi ricominceremo tutto da capo. Pannolino, biberon, ruttino, nanna. È così. Le nostre giornate sono così al momento. Io invece adesso mi metto a sistemare e pulire un po' la nursery e poi mi cucinerò qualcosa per cena.
Spero tantissimo che questo video con il piccolo Oliver vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare anche il mio canale e fatemi sapere giù nei commenti quali altri video vorreste vedere con lui. Condividete questo video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti al canale, cosa aspettate? Iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti, selezionando tutte le notifiche per ricevere tutte le novità del mio canale. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto!